Oggi ci occupiamo di forgiatura, tipica lavorazione eseguita a caldo su materiali metallici, sia per la produzione di pezzi di grandi dimensioni, anche in numero piccolo, che per la produzione di serie di un grande numero di pezzi. In questo caso di solito passiamo allo stampaggio. della percentuale di carbonio copre la fascia indicata nel diagramma. Può essere necessario, se l'operazione si protrae al di là di una certa durata, di fare una successiva calda, cioè di riscaldare nuovamente in forno il particolare in modo da portarlo nella zona utile di lavorazione. La forgiatura, dicevamo, è un'operazione che viene eseguita imprimendo carichi statici o dinamici, ma comunque sempre molto elevati al pezzo, in modo da deformarlo con una tecnica sostanzialmente simile a quella utilizzata manualmente dal fabbro ferraio mediante attrezzature estremamente semplici: un attrezzo mobile, martello, un attrezzo fisso, incudine. Come classificazione tra le diverse operazioni possiamo seguire la classificazione, ad esempio, della NIN, DIN, dell'unificazione tedesca, che suddivide le operazioni di fucinatura libera nella stiratura, operazione con la quale viene assottigliato il pezzo, ed evidentemente allungato e allargato, nella forgiatura in tondo. Operazione generalmente seguita quando, partendo da un lingotto a sezione prismatica, lo si porta a una sezione tondeggiante, e successivamente via via alle operazioni di allargatura, di ricalcatura, forzatura, bombatura, ribattitura. Diverse di queste operazioni hanno poi delle sottooperazioni che le contraddistinguono. Vediamo ora quello che può essere una panoramica sulla varietà di pezzi che vengono prodotti mediante forgiatura. Eh, un quadro riassuntivo è dato dallo schema che vediamo assieme. Potremmo formare dei perni diversamente sagomati, uno e due, dischi forati o con mozzo, elementi di forma piuttosto complessa, in questo caso un albero a gomiti, parliamo soprattutto di grandi alberi a gomiti, restando nelle componenti di tipo motoristico, BL, crociere per snodi giunti cardanici, leve, fusi a snodo, forcelle e via dicendo. Caratteristico di tutti questi tipi di pezzi è che la lavorazione mediante forgiatura conferisce loro delle proprietà desiderabili dal punto di vista della resistenza e consente di arrivare molto vicini alla forma finale desiderata dal costruttore. Sono quindi necessarie poche lavorazioni. Per completare il pezzo, e in particolare, è necessario portare via una quantità assai ridotta di sovrametallo. Esaminiamo allora una delle prime di queste lavorazioni, di quelle più generali, operazioni di stiratura, che ben poco a che vedere, naturalmente, con l'operazione domestica che si fa ai colletti delle camicie, in quanto l'azione dell'attrezzo mobile. Contro quello fisso, come in questo caso, ha l'effetto, mediante una energica compressione, di ridurre lo spessore e aumentare sensibilmente la larghezza o la lunghezza della barra su cui stiamo lavorando. Passando via via il pezzo sotto l'attrezzo, è possibile estendere la lavorazione a tutta quanta la lunghezza interessata. A volte provvediamo ad eseguire una lavorazione di questo genere non soltanto per diminuire lo spessore del pezzo, ma per cambiarne la forma. Per cambiarne la forma, ad esempio, il nostro pezzo può avere una sezione circolare e possiamo aver bisogno, nella parte centrale, di avere un tratto di lunghezza più o meno grande piatto. In questo caso ricorriamo a allo schema di stiratura che è indicato, la dimensione degli attrezzi è sempre relativamente limitata in quanto come vedremo le forze per unità di superficie sono molto grandi e quindi è necessario limitare la superficie su cui si agisce. È però possibile, con l'artificio appunto, di spostare via via longitudinalmente il nostro pezzo, è possibile, dicevo, riuscire a estendere la lavorazione su tutta quanta la superficie desiderata in una serie di colpi o di pressioni ripetute. Il pezzo non di rado può avere delle dimensioni grandi e massa elevata. Si arriva facilmente alle decine e anche a qualche centinaio di tonnellate, ad esempio quando parliamo di componenti monoblocco. Per applicazioni in campo energetico, eh, rotori, alberi di turbine e via dicendo. È chiaro che in questo caso la manipolazione viene fatta mediante dispositivi di dimensione idonea, in grado di maneggiare con tutta la delicatezza richiesta di posizionare accuratamente delle masse di grandi dimensioni di acciaio portato al calore bianco, come abbiamo visto il comando a distanza eseguito da cabine opportunamente schermate e blindate mette al riparo gli operatori non soltanto dal fortissimo irraggiamento termico, ma anche da rischi quali dovuti a proiezioni di schegge, parti o via dicendo. Oggi tutte queste operazioni vengono eseguite appunto mediante comando a distanza, particolarmente quando si tratta di pezzi di grandi dimensioni. Esaminiamo allora un momento una successione di lavorazioni per un'applicazione di questo genere in modo da vedere quale aspetto può prendere dal punto di vista pratico. Teniamo conto che eh, è possibile con queste attrezzature estremamente semplici eseguire però ogni genere di... Formatura. La prima, molto frequentemente, è quella del taglio, della troncatura con cui si separa da una barra, da un lingotto, il troncone, lo spezzone che verrà utilizzato. Questo viene fatto utilizzando come utensile un elemento sagomato, naturalmente non a coltello, con uno spessore discreto che. E per deformazione plastica causa la troncatura. Molto sovente il pezzo di partenza, soprattutto se viene da una colata in una lingottiera, è a sezione prismatica, frequentemente quadrata. Dovendolo portare a sezione all'incirca circolare, viene eseguita una serie di operazioni nelle quali viene fatto via via ruotare di un piccolo angolo tra gli attrezzi di formatura in modo da arrivare ad una forma all'incirca circolare, sostanzialmente circolo come inviluppo di un poligono con un sufficiente numero di facce. Successivamente l'operazione di ricalcatura eseguita in senso assiale permette di portare il pezzo all'altezza voluta, generalmente eh, per effetto dell'attrito che si verifica tra pezzo in lavorazione e attrezzo, vi è una dilatazione trasversale impedita per cui c'è una deformazione a barilotto del pezzo stesso, tipico. Dovendo ricavare un disco di spessore piuttosto ridotto rispetto al diametro, questo era lo scopo di questa operazione partendo dalla nostra barra sezione rettangolare, completiamo quindi con una ricalcatura ed otteniamo il nostro risultato finale. Passiamo ora a esaminare, prima di eseguire qualche semplice calcolo delle forze e delle energie in gioco, il caso di una lavorazione di un componente per, eh, macchinario, nel, per eh, macchinario nel campo energetico, un albero per turbina. E vediamo, con riferimento allo schema che osserviamo assieme, le dimensioni del lingotto, così come ci arriva dalla acciaieria dopo la colata, un lingotto a eh, sezione poligonale, leggermente rastremato. Non facciamoci trarre in inganno dalle dimensioni che appaiono relativamente contenute. Con 2,7 metri di lunghezza della parte principale, diametro di oltre 2,5 metri e medio e queste dimensioni di codolo, siamo con una massa dell'ordine di grandezza delle 140 tonnellate. Massa che deve essere successivamente pressoché raddoppiata di lunghezza e eh, con una corrispondente riduzione di diametro attraverso un'operazione appunto di eh, stiratura e un'operazione di eh, schiacciatura che la porta alla eh, seconda fase. Successivamente, con un'operazione di eh, ricalcatura e di eh, formatura del gambo iniziale, arriviamo a questa geometria, dalla quale, con quattro operazioni intermedie che non vediamo in questo schema a carattere riassuntivo, arriviamo al pezzo finito. Di lunghezza appunto più che doppia rispetto a quella iniziale, con due flange di estremità di grande diametro, oltre due metri di diametro, e una porzione centrale di diametro 1,370. Con una lavorazione d'utensile, successivamente, il pezzo verrà portato alle dimensioni finali. Teniamo conto che eh, un'operazione di questo genere viene eseguita con delle perdite molto piccole di materiale. Quando vedremo successivamente le nostre lavorazioni utensile, ci rendiamo conto che invece queste comportano un'asportazione sensibile di materiale e soprattutto delle durate assai maggiori. Vediamo ora di valutare, sia pure che in eh, primo ordine di grandezza, L'entità delle eh, forze e dei carichi in gioco. E per questo passiamo appunto al secondo argomento del nostro elenco: forze e lavoro di deformazioni valutati naturalmente in modo del tutto elementare. Per questo facciamo riferimento ad uno schema estremamente semplice di ricalcatura fatto nella ipotesi semplificatrice in cui non vi sia del tutto attrito tra eh, billetta e incudine e quindi non sia impedita la deformazione trasversale, abbiamo il pezzo di altezza iniziale h con 0 e di sezione iniziale s con 0 che a lavorazione terminata avrà altezza h con 1 minore e sezione S con 1 maggiore, il volume sarà sostanzialmente costante, cioè S0 per H0 uguale S1 per H1 uguale S per H, un passaggio intermedio. Per poter ottenere la deformazione noi dobbiamo applicare un carico pari al prodotto della superficie istantanea per la tensione di scorrimento sigma con S del nostro materiale. La deformazione ad un qualsiasi istante viene valutata da, come il logaritmo naturale del rapporto tra l'altezza originale h con 0 e l'altezza istantanea h. Vediamo ora di svolgere qualche semplice calcolo sulla base di queste premesse utilizzando la relazione tra... Eh, Tensioni e deformazioni in campo plastico che avevamo introdotto precedentemente e per ora appunto trascurando del tutto l'effetto dell'attrito. Utilizziamo appunto l'equazione di Ludwig che ci fornisce la sigma come il prodotto. Dobbiamo trascrivere la relazione alla quale eravamo arrivati prima, la semplice relazione che ci fornisce il carico di forgiatura come prodotto per una tensione costante sigma con S per la superficie istantanea del nostro pezzo. Se indichiamo appunto con epsilon la deformazione vera, logaritmo naturale del rapporto tra h con 0 ed h, utilizziamo, come abbiamo detto, la legge di Ludwig che ci, ci permette di calcolare il lavoro totale di deformazione, lavoro di deformazione che è pari al prodotto del volume del pezzo superficie per altezza per l'integrale di eh, sigma con s in eh, de epsilon, cioè il prodotto, la somma dei prodotti elementari tensione per deformazione Sostituendo questa relazione, arriviamo ad una relazione finale che ci esprime il nostro risultato come prodotto del volume del pezzo per una costante C relativa al materiale diviso n più 1 moltiplicato per la deformazione finale elevata alla n più 1. Quindi. Per un materiale perfettamente plastico non incrudente, n uguale a 0, noi avremo semplicemente volume per c per la y totale. L'aumento della tensione dovuto all'incrudimento è naturalmente espresso da questo termine. Siamo quindi in condizione di valutare come ordine di grandezza sia il carico totale, P, sia l'energia totale. E questi sono notevolmente grandi. In effetti le macchine di cui parleremo, le presse che servono per eseguire queste lavorazioni ed i magli, sono le macchine che dovranno fornire le forze più grandi e le energie più grandi di quelle con cui avremo a che fare in questo corso. In particolare per quanto riguarda le presse, non è raro arrivare dalle centinaia alle migliaia di tonnellate e le presse più grandi esistenti arrivano a 50.000, la più grande a 80.000 tonnellate di capacità. Questo perché se la sigma S è relativamente bassa in quanto il pezzo è stato portato ad alta temperatura, la superficie non di rado è di grandi dimensioni proprio per la grande dimensione del pezzo ed è il prodotto quello che conta. Naturalmente, vi sono dei limiti alle operazioni che noi possiamo fare utilizzando semplicemente delle attrezzature eh, come quelle che abbiamo visto che permettono di fare eh, ricalcatura, stiratura e via dicendo. Non di rado si desidera con un numero ridotto di colpi o anche con uno soltanto arrivare a formare un pezzo completo per esigenze di produzione. E allora passiamo dalle lavorazioni che hanno già la, una forma tale da conferire, senza necessità di manipolazioni ulteriori, la forma voluta al nostro pezzo. E possiamo avere eh, sostanzialmente due tipi di operazioni di stampaggio. Stampaggio in stampo aperto, come nello schema superiore, in cui utilizziamo una parte dello stampo stesso per conferire la forma voluta, ma lo stampo non racchiude interamente il pezzo. Oppure stampi chiusi. In cui il pezzo, a parte eventualmente una piccola bava di formatura, viene interamente racchiuso nella cavità dello stampo, che riempie completamente e di cui ricopia completamente la forma, in maniera tale che ad estrazione eseguita tutta la superficie esterna del pezzo, salvo appunto al massimo quella corrispondente a una piccola bava corrispondente alla zona che è generalmente fatta a freddo ma le altre operazioni di stampaggio sono frequentemente eseguite a caldo e ci portano ad ottenere una varietà di pezzi come quelli indicati in questo eh, piccolo repertorio campionario, campionario nel quale possiamo immediatamente riconoscere alcuni elementi, alcuni componenti di eh, veicoli eh, ferroviari in particolare ganci di trazione, in particolare accoppiatori per eh, elementi di aggancio tra vetture. Possiamo vedere degli elementi di eh, veicoli a combusti motori a combustione interna, BL, BL di piccole dimensioni in, per applicazioni in campo motociclistico, eh, valvolame e giunti. Per applicazione idraulica leve di diverso tipo ed elementi, ed, ed, e componenti, in particolare per applicazioni nel campo dell'industria chimica. In questo caso, intermedio, vediamo tra l'altro eh, degli elementi che presentano ancora una certa bava di stampaggio, bava che verrà eliminata con una successiva operazione. In che cosa differiscono queste operazioni di formatura da quelle che avevamo visto prima? Ma differiscono sostanzialmente dal fatto che quando noi inseriamo il nostro pezzo tra gli stampi, insegniamo la nostra billetta evidentemente tra gli stampi, questa... Eh, viene sollecitata all'atto della chiusura degli stampi stessi non soltanto ad una energica deformazione in senso assiale come richiesto ma a uno scorrimento marcato in direzione anche orizzontale in modo tale da fluire e riempire completamente l'intera cavità che presentano i nostri stampi. In questo caso dovremo quindi vincere dei notevoli sforzi di attrito, vincere delle tensioni tangenziali ed arrivare a dare all'intera massa una pressione tale da provocare lo scorrimento plastico anche nelle cavità più lontane dei nostri stampi. Quindi sarà l'effetto dell'attrito in questa zona. Della trafilatura in passaggi stretti come questi esistenti e ancora la resistenza dovuta alla bava che si insinua tra i nostri stampi, quello che aumenterà in maniera anche assai considerevole il carico P 1 che noi dovremo applicare nello stampaggio in stampi chiusi rispetto alla formatura libera. Quindi il prodotto di sigma con s per la sezione A ci darà soltanto una primissima approssimazione errata fortemente per difetto. In che modo possiamo arrivare a correggere il tiro e a valutare meglio la situazione? Non abbiamo la possibilità di farlo in modo quantitativo rigoroso in questa sede, però vediamo almeno dal punto di vista qualitativo in che modo possiamo avvicinarci a capire meglio la situazione. Possiamo utilizzare dei modelli, dei modelli che possono essere di tipo analitico o possono essere di tipo sperimentale che ci consentano di capire come il materiale si comporta sotto sforzo e in particolare come fluisce e come si deforma. E questo ci consentirà successivamente di eh, avvicinare il problema in maniera tale da impostarlo correttamente. La soluzione che vedremo oggi assieme è quella basata sull'impiego di normale plastilina. Su cui abbiamo impresso una griglia, una scacchiera a scacchi bianchi e neri, che con la sua deformazione ci evidenzierà l'andamento delle deformazioni e degli scorrimenti. Ed è proprio questo che vedremo facendo passare successivamente le diverse parti di questa figura, della quale esamineremo ora soltanto la parte superiore. Immaginiamo di dover formare un pezzo che eh, avrà grossolanamente un profilo a doppio T, è vero, con l'anima orizzontale e con le ali verticali, partendo da un massello rettangolare che qui è esemplificato da eh, questo blocco prismatico di plastilina. La prima parte dell'operazione alla quale noi assistiamo corrisponde sostanzialmente ad una formatura in stampi aperti, in quanto sono in contatto soltanto la superficie superiore e la superficie inferiore. E allora vediamo la tipica deformazione a barilotto dovuta all'effetto di scorrimento impedito per attrito tra le facce inferiore e superiore e i nostri stampi e naturalmente l'espandersi delle zone laterali ad occupare il vuoto in quanto la deformazione è come sempre a volume costante. Al procedere della nostra operazione questo crescerà ancora e vediamo tra l'altro in particolare l'inizio di formatura di una bava che si insinuerà tra i nostri due stampi superiore e inferiore. Ma dovremo arrivare a un livello di deformazione estremamente elevato della parte centrale. Notiamo per confronto di quanto si sono allungati questi quadretti rispetto alla dimensione originaria, più del doppio, è vero, in questa zona, da qui a qui. Dovremmo arrivare quindi a delle deformazioni molto grandi in questa zona prima di riuscire a produrre un grado di riempimento sensibile nelle zone più lontane del nostro stampo. Quindi, a differenza dal caso che avevamo precedentemente visto in cui era ammissibile l'ipotesi di uno stato di deformazione uniforme, Qui vediamo l'esistenza di grandi differenze. grandi differenze e non siamo ancora arrivati alla condizione finale. Siamo ancora abbastanza lontani, vediamo che manca una parte notevole al riempimento e vediamo in particolare che in questa zona il materiale è spostato ma ancora sostanzialmente indeformato. La magliatura rimane quella quadrata originaria mentre qui le nostre deformazioni hanno già superato largamente il valore di 2, quindi oltre il 200%. In corrispondenza delle zone libere, quindi, spostamento notevole, deformazione piccola, e vediamo come in corrispondenza di alcune zone critiche del nostro stampo, Abbiamo gli allungamenti maggiori e le deformazioni al taglio più marcate. Ancora notiamo nella zona centrale una aderenza pressoché completa del nostro materiale alla superficie dello stampo. Eh, fenomeno assolutamente non raro in queste condizioni. Alla fine, quando ci avviciniamo a completare il nostro processo, notiamo negli ultimi due schemi il riempimento pressoché completo ormai del nostro stampo, ma sempre notiamo con deformazioni piccole della griglia originaria in questa zona, deformazioni invece enormemente più grandi in questa zona centrale, ma più piccole lungo le pareti dello stampo sulle quali noi abbiamo avuto adesione. E infine la formatura di due evidenti bave, operazioni che sul pezzo reale richiederanno poi una successiva lavorazione di finitura. Ora questo stesso lavoro può venire eseguito e viene naturalmente eseguito al giorno d'oggi, non tanto con un modello di plastilina, quanto con un modello numerico agli elementi finiti, modello nel quale noi possiamo inserire le equazioni costitutive del materiale e quindi le leggi che regolano tensioni, deformazioni, scorrimenti, temperature e via dicendo, e avere quindi. Per una data dimensione iniziale e stato iniziale della nostra billetta, la distribuzione delle tensioni e delle deformazioni plastiche durante tutto il processo di formatura, in modo tale da poterlo analizzare in maniera compiuta senza necessariamente dover aver ancora fatto un pezzo soltanto. In questo modo sarà possibile Esaminare le operazioni di eh, formatura in maniera razionale, non appoggiandosi soltanto all'esperienza dei pratici, esperienza che è importantissima, ma naturalmente cade nel vuoto quando si passa a nuovi materiali, a configurazioni radicalmente diverse dal passato, e a razionalizzare quindi il processo di progettazione delle operazioni di stampaggio. Abbiamo parlato finora soltanto dell'operazione eh, dell in sé. Degli stampi non abbiamo parlato e non abbiamo parlato delle macchine. Gli stampi realizzeranno in negativo la forma del nostro pezzo, essendo sottoposti nel caso di lavorazioni di materiali ferrosi a tensioni e temperature piuttosto elevate. Vanno soggetti ad una usura notevole anche se eseguiti con materiali con elevate caratteristiche meccaniche. Vediamo un momento qualcosa sulle macchine. Ne abbiamo di due tipi diversi: macchine che agiscono per via dinamica, e quindi applicando una energia d'urto, deformando il pezzo utilizzando. L'energia che viene sprigionata frenando una massa in movimento, tipicamente magli. E macchine invece che eh, lavorano a, a bassa velocità, imprimendo al nostro pezzo una forza, che può essere limitata o dalle caratteristiche meccaniche della macchina stessa, quando si lavora a spostamento impresso, macchine presse di tipo meccanico. Oppure limitata direttamente dal metodo con cui viene generata la forza stessa, ad esempio prese di tipo idraulico. E se prendiamo una macchina di tipo a impatto, un maglio, possiamo vedere un tipico schema di eh, maglio, eh, in questo caso ad aria compressa, ne esiste una caduta libera in una eh, rappresentazione di questo genere. Dall'alto in basso abbiamo il cilindro operatore che serve per, non soltanto per sollevare la mazza battente ma per accelerarla unendosi alla forza di gravità nella corsa verso il basso con le tubazioni naturalmente e i comandi di controllo, poi una struttura che porta nella zona centrale le guide lungo le quali scorre la nostra ma mazza battente, una struttura a cavalletto di dimensioni molto ampie in quanto la macchina che vediamo viene utilizzata per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni che devono evidentemente essere introdotte tra mazza battente e incudine. L'incudine ha una dimensione e soprattutto una massa assai elevata ed è collegata ad un'apposita fondazione in modo tale da assorbire i colpi che riceve e trasmetterli al terreno, limitando l'entità delle vibrazioni trasmesse all'ambiente circostante, vibrazioni che sono comunque abbastanza fastidiose, come pure il rumore generato. Quando è possibile avere due mazze battenti in contromovimento, uno in un senso e uno nell'altro, è naturalmente possibile bilanciare molto di più questo effetto e ridurre il disturbo dato all'ambiente. Certo è che le operazioni di fucinatura a caldo, particolarmente per pezzi di grandi dimensioni con magli, non sono né silenziose né esenti da notevole impatto sull'ambiente. Di maglie ne esistono naturalmente anche di altri tipi, in alcuni casi semplicemente a gravità, quando la massa di grandi dimensioni viene semplicemente sollevata e poi lasciata ricadere, l'utilizzazione di comandi di tipo pneumatico permette naturalmente delle velocità maggiori di lavorazione. Riusciamo a vedere nel tempo che ci rimane soltanto un esempio di pressa a comando meccanico. In questo caso esaminiamo una eh, pressa a eh, vite e eh, la struttura della macchina è estremamente semplice. In quanto vediamo che la parte mobile scorre lungo queste guide verticali ed è ma mossa verso il basso dalla vite che si impegna nella madre vite fissa nella traversa. La vite stessa viene fatta ruotare per attrito portando a contatto con la periferia del disco superiore l'uno o l'altro di due dischi a seconda che si voglia dare la corsa verso il basso, corsa di lavoro, oppure la corsa di sollevamento. In questo modo viene conferita una certa energia al nostro pezzo, alla nostra eh, vite, e eh, la parte che viene data per eh, il disco viene utilizzato essenzialmente per accelerare la nostra massa battente che lavora a velocità molto minori di quelle di un maglio, ma utilizza pur sempre energia cinetica. Quando noi in uno schema con un telaio di questo genere utilizziamo, anziché un comando a vite, un cilindro idraulico, riusciamo ad ottenere evidentemente un eh, comando puramente statico con un controllo non più in energia, ma in forza applicata dell'operazione. In ultimo ricordiamo che abbiamo a che fare con pezzi di grande massa scaldati a calore bianco e che possono arrivare a dimensioni di vari metri e massa di decine o centinaia di tonnellate. La manipolazione allora viene eseguita utilizzando dei dispositivi che possono avere l'aspetto di quello illustrato. Vediamo qui un manipolatore su rotaia dotato essenzialmente di un paio di pinze anteriori con cui viene saldamente afferrato il pezzo. Questa parte è montata su un codolo cilindrico e quindi con l'azione di martinetti idraulici può essere fatta ruotare su se stessa oltre che avanzare e indietreggiare. Lo spostamento poi rigido è ottenuto con lo scorrimento su rotaie, in maniera tale da poter manipolare sotto la pressa, un pezzo anche di parecchi metri di lunghezza e di centinaia di tonnellate di massa con la stessa destrezza con cui un fabbro ferraio può maneggiare una piccola barretta utilizzando le tenaglie. Il manipolatore viene utilizzato soprattutto nel caso della fucinatura libera ed è possibile in questo modo, con mezzi apparentemente semplici, ottenere lavorazioni di pezzi con una straordinaria uno straordinario rispetto delle tolleranze dimensionali e forme tra le più svariate. Abbiamo così sintetizzato quelli che sono i principali mezzi per le lavorazioni di fucinatura a caldo. Per pezzi di piccole dimensioni è possibile anche eseguire, e questo viene fatto, lavorazioni di stampaggio a freddo larghissimamente utilizzate, in particolare per la produzione di viteria, bulloneria, chiodi e dispositivi analoghi.